nel nostro DNA c'è sempre stato il discorso di lavorare nei bar, e perché comunque è un discorso anche di quantitativi. Se uno entra nella grande distribuzione organizzata deve comunque scendere dei compromessi per forza, perché comunque chiedono dei quantitativi enormi che un'azienda artigianale può fare, perché ce la può fare, ma scendendo a compromessi con la qualità. Cioè non puoi metterci la stessa cura, la stessa attenzione nel produrre un prodotto per i bar in un certo modo rispetto a produrre un prodotto che vada in tutta Italia a livello organizzativo. E quindi questa è la nostra scelta. Poi noi siamo in grado di, cioè la nostra azienda è in grado, noi esportiamo all'estero, però all'estero esportiamo sempre lo stesso prodotto che diamo in Italia, nel senso che comunque non è che creiamo delle miscele all'estero più basse, perché all'estero non ci interessa. Quindi noi crediamo molto a questo, però sicuramente la nostra artigianalità è dedicata a questo, perché dedicarsi ad altro vorrebbe dire scendere a compromessi. E poi il discorso sul territorio: la nostra azienda cresce, nasce nel 1936, qui ad Albenga, arrivando comunque da una famiglia di Genova, quindi si chiama la genovese perché? Perché appunto la famiglia, in questo caso di mio nonno, arrivava da Genova, e quindi mio nonno ha deciso di dare questo nome per far arrivare una provenienza, perché comunque Genova allora ed è ancora un porto di arrivo del caffè. Oggi come oggi è diventato di nuovo insieme a Savona il porto principale di arrivo del caffè. Perché mio nonno ha scelto Albenga? Sinceramente non te lo so dire, nel senso che stiamo parlando degli anni prima della guerra, si erano trasferiti da Genova a qua. I motivi esatti non li so, e penso che non li sappia neanche mio papà. C'era comunque questa idea di creare questa bottega, e si sono trasferiti da Genova qua. Però si è voluto proprio ricreare questo legame con Genova, che è molto forte e che continua a esserci comunque il legame con Genova. Comunque il caffè che arriva da noi arriva tutto dal porto di Genova. Mio nonno comunque, che arrivava da Genova, lavorava al porto. Quindi c'è questo legame comunque dall'arrivo, da uno dei principali porti mondiali di arrivo del caffè, quindi europei comunque sicuramente, al caffè che arrivava nei sacchi, che arriva tuttora nei sacchi da 60 kg in Utah, a tutto il processo di trasformazione. Quindi noi lo abbiamo voluto creare questo legame e lo sentiamo forte. Infatti per noi Genova comunque è una piazza in cui noi teniamo sempre molto alla piazza di Genova per comunque le nostre radici, comunque la mia famiglia arriva da Genova. Premesso che noi, il nostro business, la nostra mission è quella di fare un prodotto di alta qualità per l'espresso. Cerchiamo di farlo, nel senso tutti i giorni lavoriamo per questo. Il caffè è un prodotto molto particolare perché è un prodotto agricolo che quindi cambia molto a seconda dei raccolti, a seconda delle annate, come succede per l'uva, esattamente succede lo stesso per il caffè. Quindi comunque è un lavoro che deve essere continuamente sottoposto a dei test. Tutta la materia prima che arriva viene testata. Noi siamo molto meticolosi, testiamo sempre con degli assaggiatori esperti tutto il prodotto che arriva in azienda e tutto il prodotto che esce, nel senso la miscela, perché comunque noi creiamo delle miscele. Prendiamo 5-6 tipi di caffè, li mettiamo insieme per creare un prodotto che sia ottimo per l'espresso. E poi abbiamo sposato molto il discorso di formare sia internamente, noi abbiamo un panel interno formato dall'Istituto Internazionale del Settore di Caffè, che è una filosofia che ci è piaciuta molto, abbiamo sposato, perché comunque internamente e anche i nostri clienti esternamente, noi vogliamo formare i clienti a giudicare un espresso e capire un espresso, capire quali sono le caratteristiche positive e gli aromi, e soprattutto quali sono i difetti e se ci sono difetti come intervenire. Quindi formiamo moltissimo sia il nostro personale sia il nostro cliente. Quindi tutta l'assistenza che diamo, cioè nella nostra offerta, oltre a un prodotto di qualità, c'è anche un servizio di assistenza sia tecnica ma soprattutto formativo, perché il cliente sia in grado poi di offrire al consumatore finale, che è poi il fruitore del nostro prodotto, un prodotto degno, a altezza. Ed è per questo che secondo me quello che noi la genovese, perché cioè la genovese, perché io ti do questo, capito? Tutto questo.